Buongiorno e benvenuti in questo spazio di incontro con l'Unica. Sono Sabina Di Cursi e faccio ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Lo studio dei fenomeni sociali costituisce il cuore delle attività di ricerca e degli insegnamenti del Dipartimento. Nei corsi di studio in servizio sociale, l'attenzione per la conoscenza e la comprensione di alcune questioni sociali si lega all'interesse verso l'acquisizione di competenze legate al saper fare, ossia all'intervento per sostenere e promuovere il cambiamento. Io oggi vi propongo una breve riflessione sulla povertà. Sappiamo che di povertà e di disuguaglianze oggi si parla molto. Queste sono, ad esempio, due immagini di altrettanti quotidiani italiani che qualche mese fa hanno ripreso il rapporto Oxfam, rapporto che ha evidenziato una situazione allarmante. In questo rapporto dell'Oxfam si legge quanto possiamo vedere insieme in questa slide. Le disuguaglianze globali sono aumentate. Un'elite di 2.153 paperoni detiene una ricchezza superiore al patrimonio di 4,6 miliardi di persone, mentre alla metà più povera della popolazione resta meno dell'1%. Non solo, detto in altri termini, il patrimonio delle 22 persone più facoltose supera la ricchezza di tutte le donne del continente africano. In Italia la situazione non è migliore. È quella che si legge in questo grafico, che ci dice che a metà del 2019 il 20% più ricco deteneva quasi il 70% della ricchezza nazionale e al 60% più povero restava appena il 13,3% della ricchezza. Ma cosa significa povertà? Ogni volta che siamo di fronte ad una situazione di povertà dovremmo chiederci cosa definisce quella situazione. Di cosa si è poveri? Di reddito e di ricchezza, piuttosto che delle cose che il reddito e la ricchezza ci consentono di fare? Si è poveri rispetto ai soli aspetti materiali o anche alla possibilità di scegliere e realizzare i propri obiettivi, i propri sogni, i propri desideri? Sicuramente, appunto, le ricerche ci dicono che la povertà è un fenomeno multidimensionale e allo scopo è stato elaborato un indice globale multidimensionale della povertà da un gruppo di ricercatori di Oxford, che si presta come strumento per identificare chi è povero e in che misura lo è rispetto a 10 indicatori che vanno a misurare condizioni legate alla salute, all'istruzione e al tenore di vita. Oggi, sicuramente, una delle forme di povertà più inaccettabili da un punto di vista etico è quella che possiamo definire assoluta e che identifica la mancanza di risorse minime necessarie alla sopravvivenza quotidiana. Grazie alle rilevazioni dell'Istat, noi sappiamo quanti sono i poveri, se e come aumentano nel tempo. Questi dati, per esempio, riferiti al 2018, ci consentono di notare che la povertà riguarda 1,8 milioni di famiglie, con un'incidenza che è pari cioè al 7% delle famiglie italiane. Complessivamente si tratta di 5 milioni di individui. I dati sulla povertà ci dicono anche che l'intensità della povertà, cioè quanto poveri sono i poveri, aumenta nel tempo ed è più forte nel sud che nel resto del paese, così come è più importante l'incidenza delle famiglie in povertà assoluta nel mezzogiorno rispetto alle altre aree del paese. Oggi la povertà si presenta non solo con numeri allarmanti, ma anche in forme diverse rispetto a qualche decennio fa. Questo ci porta ad indagare quali sono i fattori che comportano un aumento della povertà. Fra i fattori che bisogna ricordare, sicuramente c'è da tenere in considerazione l'importanza della trasformazione del mercato del lavoro, soprattutto verso un aumento della precarietà occupazionale e della vulnerabilità economica. Inoltre, le famiglie hanno, per ragioni diverse, una minore capacità di proteggere i propri componenti dal rischio povertà. C'è un accesso più difficile alla risorsa casa che pone, in termini più ampi rispetto al passato, la questione abitativa come problema sociale. E infine ci sono le migrazioni e i bisogni, in termini di ricchezza e di benessere, che i migranti pongono. Oggi quindi a maggiore rischio di povertà sono le famiglie numerose o monogenitoriali, ma anche coloro che hanno un livello di istruzione più basso e occupazione peggiori, i cosiddetti working poor. Così come i minori, oggi i dati Istat descrivono una povertà che potrebbe definirsi inversamente proporzionale all'età,
tende cioè a diminuire l'aumentare di quest'ultima. E se si analizzano i dati disaggregati per classi di età, si nota come l'incidenza più alta si registra proprio sui minori, sugli under 18. Per la prima volta nel nostro paese, non solo in Italia, c'è il rischio che i figli finiscano la loro vita più povera dei loro padri, una condizione che non si verificava più dal secondo dopoguerra. Ma allora, cosa serve per contrastare la povertà? È possibile farlo? Sicuramente è possibile contrastare la povertà. Per farlo bisogna adottare misure in grado di incidere dove la povertà è più acuta e anche misure che siano in grado di intervenire sui fattori che causano la povertà. Gli strumenti di policy che si hanno a disposizione per contrastare la povertà sono almeno di due tipi. Innanzitutto, gli strumenti che servono a prevenire la caduta in povertà, in Italia per esempio l'indennità di disoccupazione, e poi gli strumenti invece che servono a contrastare la povertà quando questa si è già verificata, e quindi sicuramente i programmi di reddito minimo e tutte le misure che sono finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro delle persone scivolate in una condizione di povertà. I programmi di reddito minimo oggi rappresentano lo strumento principale delle politiche contro la povertà e consistono, come ci indica la stessa denominazione, nell'integrazione del reddito per quanti non dispongono di risorse autonome sufficienti per garantire standard di vita dignitosi. In Italia, in questo momento, il reddito di cittadinanza costituisce una misura di questo tipo. Esso si presenta come misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale ed è attiva nel nostro paese dall'inizio del 2019. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato però ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti, sottoscrivendo un patto per il lavoro o per l'inclusione sociale. Senza entrare troppo nel dettaglio tecnico, possiamo sicuramente evidenziare che la persona che percepisce il reddito di cittadinanza entra in un percorso che ne promuove l'attivazione. Ma cosa significa attivazione? Attivazione e inclusione attiva sono in realtà due paroline magiche legate al reddito di cittadinanza e più in generale alle misure di reddito minimo, di contrasto alla povertà. Attivazione, infatti, ed inclusione attiva significano superamento di una logica di tipo assistenziale e riconoscimento della capacità delle persone di riprendere in mano il proprio percorso di vita. I riferimenti all'attivazione e all'inclusione attiva sono particolarmente importanti perché sottolineano la consapevolezza che non si può affrontare la povertà soltanto in termini di carenza di risorse materiali. La povertà, infatti, priva le persone di una capacità di azione autonoma. Il percorso di attivazione ha pertanto lo scopo di ristabilire la capacità di azione del beneficiario, in primis, quando è possibile, attraverso la collocazione sul mercato del lavoro, attraverso altre forme di integrazione quando questo non fosse possibile. Abbiamo visto allora, in pochi minuti, che la povertà è un fenomeno sociale che non solo si può studiare, indagare e comprendere nelle cause che lo determinano, ma può adeguatamente anche essere contrastato e superato.